Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con Si gonfia la rete, voce di popolo su Radio Marte, e oggi ascoltiamo soprattutto la vostra voce, quella del popolo appunto, per commentare una serata molto grigia oggettivamente del Napoli, con 1001 attenuanti, attenzione, 1001 attenuanti, soprattutto dando uno sguardo a quella che era la rosa a disposizione. Non sufficienti forse questi attenuanti per giustificare una prova come quella di ieri, che almeno per un tempo, a tratti anche nel secondo, è stata priva di mordente, priva di qualsiasi tipo di orgoglio, se vogliamo, no? Perché poi le difficoltà ci stanno, ma bisogna dimostrare orgoglio, attaccamento, come si erano dimostrate con la Juventus, per esempio. È vero che il Napoli fortemente penalizzato dall'assenza anche di Lozano, che si è aggiunta a quelle degli altri. Ovviamente Lozano era l'uomo più influente per l'attacco del Napoli in questa stagione fino a questo punto, e non puoi non sentire quella mancanza, ma almeno insomma non farsi segnare due gol in quel modo. C'è tanta delusione, c'è una partita di ritorno da giocare, c'è una partita con l'Atalanta da giocare in questo weekend, altrettanto importante per il campionato, forse, credo, nelle valutazioni del Napoli. Poi sono curioso di conoscere anche l'opinione di Raffaele in tal senso. Credo forse nell'opinione del Napoli più importante di quella che si è giocata ieri. Raffaele, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno. Stavo dando il numero di telefono a Mario, perché credo che tu non gliel'abbia dato ancora per il primo ospite. Glielo do io, in realtà hanno la scaletta, ma glielo mando io. Sì, ok. Cioè, non c'è internet, perciò non è arrivata la scaletta. Per questa ragione, magari glielo dai tu in privato. Io sì. Posso soltanto dire una cosa: che la partita di ieri sera, io sinceramente me l'aspettavo, giocata così, senza troppe motivazioni, senza forza, perché giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi, ma guardate che non è facile. In più, come diceva Andrea, hai perso Lozano, che è l'uomo più dinamico che ha il Napoli, che fa il capocannoniere di questa squadra, e chi deve segnare sti gol? Poi Osimhen, guardate, io ho letto delle cose imbarazzanti su Osimhen, come se i dilettanti allo sbaraglio si mettessero a giudicare un calciatore. Ora io mi chiedo, ma voi lo sapete che Osimhen tecnicamente non potrebbe ancora giocare? Non potrebbe ancora giocare. Lo vedete? Guardate quando corre, ha il braccio destro fermo, non lo riesce a piegare. Lui si sta sacrificando per la squadra, non potrebbe giocare, perché per giocare serve la coordinazione di tutti gli arti, le gambe, il braccio e le braccia. Quando correte fate così, guardatemi in TV, fate così quando correte, muovete le due braccia, le tenete piegate. Se correte con un braccio dritto e l'altro piegato, non correte allo stesso modo. Allora queste cose bisognerebbe capirle da soli, però io lo voglio ripetere: Osimhen non potrebbe giocare oggi ancora, non è al 100% nemmeno della condizione fisica, però si sta sacrificando per la squadra. Io dico questo: secondo me ieri sera è stato l'ultimo atto di questa storia negativa per il Napoli, negativa su tutti i fronti, cominciando da quel maledetto Verona-Napoli e il post partita che ha scatenato il putiferio. Però da questo momento in avanti, già oggi sapere che Koulibaly e Ghoulam sono finalmente negativi dopo 14 giorni, quindi solo 14 giorni, si aggregheranno e potranno anche essere convocati a Bergamo contro l'Atalanta, dove tornerà anche Demme, quindi ne hai già altri tre. Puoi fare dei cambi, puoi ruotare. Finché si giocasse una volta a settimana, allora tu puoi pure fare con 13-14 calciatori. Ma se si gioca ogni tre giorni e giocano sempre gli stessi, io credo che Di Lorenzo a fine stagione dovrebbe avere un premio speciale da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, perché è uno stacanovista. Veramente lui è votato al massacro, gioca sempre, e fortunatamente che c'ha la salute per farlo. Però parliamo di questo Napoli con un ottimo allenatore dopo essere stato un grande attaccante. È vero, e servirebbe metà del suo carisma forse ai ragazzi che abbiamo visto in campo ieri a Granada. Parliamo dell'ex azzurro, tra le altre cose ovviamente, Cristiano Lucarelli. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ciao Cristiano, come stai innanzitutto? Ciao Raffaele, molto bene, grazie. Diciamo che è un momento positivo, dai.
Sì, ricordiamo che Cristiano Lucarelli è l'allenatore della Ternana che sta diciamo massacrando il campionato di Serie C con un primo posto direi bulgaro, no? Con maggioranze bulgare, come si suol dire. Cristiano, quindi complimenti ancora, e immagino che il presidente De Laurentiis ce l'abbia un po' con te, perché sei primo in classifica e il Bari è terzo con un distacco di 14 punti, quindi ti ha detto qualcosa, no? Ti ha chiamato? No, non mi ha chiamato, però credo, insomma, visto il rapporto di grande stima che c'era, infatti, nella mia esperienza napoletana, credo che, sono convinto se, insomma, che alla lunga riusciremo ad ottenere il risultato finale, che è ancora diciamo lontano purtroppo, perché mancano ancora troppe partite, però sono convinto che sicuramente una chiamata non la farà. Ma sono convinto anch'io, anche perché De Laurentiis apprezza molto i bravi allenatori, sappiamo che gli piace Italiano dello Spezia, quindi è uno che ha avuto sempre l'occhio lungo su chi mettere sulla panchina del Napoli. Tu poi lo conosci benissimo, per questa ragione potrai solo confermare. Non so se hai visto la partita ieri sera, Cristiano. Ovviamente sì, per Napoli lo guardo sempre, sia per affetto che anche perché comunque è una squadra che negli ultimi anni ha dato molti spunti tattici con i vari allenatori che si sono succeduti, però ognuno con le sue idee, però ha sempre dato, diciamo, molti spunti dal punto di vista tattico, quindi la guarda sempre molto volentieri. Giocare ogni tre giorni avendo 10 calciatori in meno, Cristiano, tu da allenatore che problemi avresti? Beh, grossi problemi, perché ovviamente è già difficile con la rosa al completo per tutta una serie di motivi, perché comunque diventa difficile focalizzare tra vari spostamenti, tra gli allenamenti più faticanti, dove comunque non hai possibilità di considerarlo un allenamento vero e proprio di preparazione alla gara, no? Alla gara magari di due giorni dopo. Diventa molto complicato già con la rosa al completo, figuriamoci se hai una rosa che è dimezzata da, diciamo, tutta una serie di problemi legati al Covid e ai normali infortuni fisiologici di stagione, quindi ci sarebbero ovviamente grossi problemi. Sì, mister, voglio parlare un attimo di Osimhen, di cui Raffaele parlava in precedenza. Sta ricevendo delle critiche anche molto, molto pesanti. Ieri suo fratello in diretta da noi ha detto: allora, scusami, ci si concentra sul fatto. Sì. Poi continui, perché per farti capire, il tifoso come non andrebbe preso in considerazione certe volte. Scrive questo amico Francesco: hai sbagliato il termine su Osimhen, non dovrebbe giocare, questo è il termine esatto, il pallone non è purtroppo articolo suo. Proseguite tranquillamente. No, vabbè, poi lascio commentare ovviamente Cristiano anche su questo, però io quello che voglio dire, no? Aspetta, che cosa dici, Cristiano? Sono un po' le reazioni di pancia del tifoso in generale, certo, no? Infatti è vero, la reazione di pancia il giorno dopo una sconfitta, questo succede da Bolzano a Canicattì ogni, diciamo, il giorno dopo della partita, quindi è chiaro che poi uno deve essere ovviamente poi uno che è, voi fate bene anche magari a dare importanza a questi, sì, certo, a valutare anche questi, ovviamente il professionista può, deve cercare di evitare in assoluto i commenti social, dove sappiamo che ormai è diventata la testa di nessuno. Sì. Purtroppo sì. No, quello che volevo dire, Cristiano, ieri il fratello qui da noi ha detto non è lui che non è al massimo, è il Napoli che non lo mette in condizioni di. Ovviamente si è scatenato un putiferio, ci sta quando interviene un parente, quando è molto fazioso il suo commento, però riflettendoci un attimo, oggettivamente magari Osimhen non sarà al meglio della sua condizione, però ha delle caratteristiche evidenti
e ben precise. È un giocatore che si esalta negli spazi, nella profondità. Ora, la profondità, da allenatore ci insegni, o te la lascia l'avversario, e se sei il Napoli è difficile che in Serie A te la lascino, o te la crei tu col gioco, e il Napoli in questo momento è in grande difficoltà. Quindi, volendo un po' addolcire, edulcorare quello che diceva il fratello di Osimhen ieri, non ha tutti i torti nel dire che in questo momento questo contesto non lo esalti. Beh, diciamo che saggiamente dico che probabilmente ritarda nel mezzo, no? Sì, infatti. E sono un po' tutte e due le cose. Io ieri ho visto un atteggiamento del Granada con tutti gli uomini dietro la linea palla, no? Poi picchiano, Cristiano, la gente 4, è abituata 1, a lottare. Ma sì, ma poi da sempre il campionato spagnolo viene giocato da altri ritmi rispetto al nostro. Le squadre italiane in Europa e in Spagna hanno sempre fatto fatica, anche quando eravamo il campionato più forte del mondo, figuriamoci oggi che purtroppo non lo siamo più, e quindi diventa sempre difficile per le squadre italiane andare a giocare in Spagna, è sempre stato tradizionalmente difficile. E poi avevano questo atteggiamento, io vedevo 11 uomini schierati con un 4-5-1 quando il Napoli aveva il pallone. Ovviamente per caratteristiche il Napoli non può essere, diciamo, non ha quei palleggiatori che aveva negli anni passati, tipo Jorginho, tipo Haaland, tipo giocatori che erano anche bravi a fraseggiare, a trovare le imbucate tra le linee anche quando l'avversario serrava le fila, no? Certo. Diciamo, ancora il Napoli non ha ancora questa facoltà nelle proprie corde. È una squadra che si esprime bene sugli spazi, nello spazio, ed è chiaro che come il Napoli, come tutti noi allenatori studiamo gli avversari, anche gli avversari poi studiano te, ed è chiaro che magari quell'atteggiamento era proprio anche dettato dal fatto che non volesse scoprire la profondità, come dicevate voi, perché sa che il Napoli in quelle situazioni può essere devastante. Però per chiudere diciamo che la stagione è ancora talmente lunga che ogni obiettivo è possibile, anche superare il turno, perché il Napoli al ritorno avrà recuperato un po' di calciatori giovedì prossimo e potrebbe anche vincere 3-0 una partita contro una squadra di caratura nettamente inferiore. Cristiano, in bocca al lupo, domenica c'è una partita tosta a Foggia se non sbaglio, no? Quindi, sì, una delle tante, perché il Girone C quest'anno è veramente una serie B. Una serie piccola, squadre Foggia, Palermo, Catania, insomma Bari, tutte squadre che hanno tradizione e tantissime partecipazioni ai campionati di Serie A. Oppure voglio dire Modena, San Benedettese, cioè già sono squadre che hanno trascorsi luminosi anche in Serie A, come dicevi tu. Sì. Ciao Cristiano, incrociamo le dita. Ciao, ciao, buona giornata, grazie, e grazie. Grazie a Cristiano Lucarelli, ex calciatore del Napoli, attuale allenatore della Ternana. Scrive a Alberto: tifoso non vuol dire incompetente, non tutti i tifosi lo sono. Caro Auriemma, non bisogna generalizzare, certo. Ma figurati se io generalizzo. Io so bene che ci sono tanti tifosi. Tu molto spesso ti ho sentito dire in radio: ci sono tifosi che sono più competenti dei giornalisti. Quelli come noi, è vero, hai voglia, niente di meno. Solo che ci sono quelli incompetenti che vogliono far vedere che sono più competenti di quelli che ne sanno. Vabbè. Non solo tra i tifosi, questo accade un po' in ogni ambito. Infatti. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi linea, voci a voi 081-633-633 per intervenire in diretta. Tra poco, pubblico. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Andiamo a ricordare subito il numero allora per interagire con noi, 081-636-363, il numero per le vostre telefonate, a cui abbinare il 339-666-9990 se invece volete lasciarci un messaggio WhatsApp scritto o vocale. Allora, io ne leggo uno scritto che è molto lungo, però lo riassumo. Caro Raffaele, ti seguo da tanto, ma spesso noto che cerchi di difendere la squadra anche quando sembra indifendibile. È scritto bene, sembra. Giudichi tutto e tutti se hanno pensieri diversi dai tuoi. Osimhen, anche se corre male per il braccio, non è mai riuscito a trovare o creare spazi. Ma ho capito, caro Marittiello,
però tu hai la tua idea, io ho la mia idea, io rispetto la tua e se non la condivido lo dico, però la rispetto, non è che ti offendo come fanno altri che non sono educati come te. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Raffaele. Ciao. Nella vita c'è bisogno di rispetto in tutte, certo, le cose. Uno può rispettare ma non può condividere. Io per esempio ieri sera al 52esimo mi sono addormentato, mi sono svegliato stanotte e ho detto fammi vedere. Fatto. Ti capisco. Vale. No, e non ti sentiamo bene però, Salvatore. Che succede? Non ho capito, scusa. Non ti sentivamo bene. Ah, sono tornato indietro con la squadra di Ancelotti. Per me questo Napoli, non mi dire niente, Raffaele, con tanta di stima, per me è imbarazzante. Ci sono, io non voglio fare nomi, ma veramente imbarazzante. E secondo me, nel mio piccolo, nella mia piccola concezione, diciamo, io dirò sempre le stesse cose. Il Napoli non c'ha un'identità tattica. Mo assenze non assenze, non dobbiamo trovare sempre le giustificazioni. Ma la verità è che il Napoli non c'ha un'identità tattica. Punto e basta. Ma lasciando stare che chi più e chi meno di giocatori ce n'hanno oppure non ce n'hanno. E ma possibile che soltanto Napoli non ottenga. Non è solo il Napoli, non ce l'ha. Guarda, non è solo il Napoli. Se tu vedi, Raffaele, io ho visto Quadrato nella semifinale di Supercoppa che volava. Sì, ma mo si è fermato però. Volava e mo si è fermato. Giocare ogni tre giorni, caro Salvatore, è un problema. Eppure la Juve ha giocato male, sta giocando male, con il Napoli ha perso, con il Porto ha perso, eppure la Juve potrebbe pure permettersi di perdere 10 calciatori come il Napoli. Ma perché vi soffermate così tanto sulle partite come quella di ieri sera? Giocate ogni tre giorni, non ci sta forza, non ci sta mentalità e i calciatori sono infortunati. Ma dico, io dico, poi fate quello che cavolo volete. Giudichiamo il Napoli quando sarà con i calciatori disponibili, altrimenti di che perché il Napoli con tutti i calciatori prima vi piaceva, fino a che non si è fatto male Mertens, secondo in classifica, il Napoli vi piaceva, avete detto tutti che contro l'Inter a San Siro la squadra migliore è stata il Napoli, grande gioco, ma abbiamo perso. Ma improvvisamente è diventato tutta una chiavica, ma non lo so, ma un po' di equilibrio, dico, è giusto incazzarsi per la partita di ieri sera? Io lo sono più di voi, però quando vai ad analizzare devi avere un po' più di equilibrio. Pasquale, buongiorno. No, poi buongiorno, sì, ciao Pasquale. Pasquale da Marano. Sì. Allora, vorrei fare due considerazioni, sì, una positiva e una negativa. La positiva è su Insigne, che stavano, diciamo, parlano sempre male di Insigne, tutti sempre Insigne che non suda la maglia, che poi fa Lautaro Martinez, che c'è il stesso volo di Insigne, esatto, e dice, ma Lautaro Martinez è un re di Milano, esatto, e invece Insigne dice Milano nessuno. E poi per quanto riguarda Osimhen, che diciamo che io so che il 2017 Osimhen già aveva avuto un problema alla spalla, ma non c'entra niente, è un'altra cosa, non è la stessa che cosa, ha preso una malaria e dice questo, ma diciamo che cazzo, abbiamo comprato un giocatore da 80 milioni che già c'aveva questi problemi. Ma non c'è nessun problema, Osimhen, sono problemi che possono avere tutti i calciatori quando giocano a pallone, purtroppo è andata così. Io sono un grande tifoso del Napoli e Forza Napoli. Beh, questo mi sembra che sia una cosa a prescindere, ora se uno è d'accordo o non d'accordo credo, sì, che ci unisca o no, Andrea, tu questo. Indubbiamente, no, io volevo dire una cosa, il Napoli visto in campo ieri dà l'idea oggettivamente di una squadra che non sappia cosa fare in campo, perché per esempio ho visto a un certo punto Osimhen saliva in pressing e la squadra non lo accompagnava, esatto, oppure che si arrivava sulla tre quarti, mancava la soluzione e si tornava da Meretta addirittura. Adesso però bisogna, è troppo facile dire giocano male, non sanno cosa fare, allora non sono allenati bene, perché poi altre partite erano diverse, quindi bisogna capire quanto influisce non avere soluzioni offensive in questo momento, perché poi a un certo punto arrivi alla tre quarti, la palla devi darla a qualcuno e a chi la dai? Devi capire se influisce il cambiare sempre formazione perché gli uomini sono sempre risicati, cioè sono tanti fattori, non si può non analizzare il tutto, ecco, dire soltanto non giocano bene, stop. Ma poi aggiungo, scusate, ma il pallone in profondità di qualità chi glielo doveva dare ieri? Lobotka? Ragazzi, tra Lobotka, voglio dire, Lobotka, cioè, bisogna fare delle distinzioni. Tu hai Lobotka in campo, è come dire, vuoi trasformare la pietra in una pepita d'oro. No, la pepita d'oro è la pepita d'oro, la pietra è la pietra. Lobotka è una pietra e ha la stessa velocità di una pietra. Quindi, ma di che stiamo parlando? Ma ieri Zielinski
L'hai sentito alla fine della partita? Secondo me ha lanciato anche una frecciatina, perché ha detto siamo tanti a centrocampo, tutti bravi, vogliamo giocare tutti quanti di più, però poi quando giochiamo dobbiamo dare qualcosa in più. Non l'avevo quindi, sentito, me... bravo Zielinski, ha ragione, ma ragazzi, ma lo botta, ma vi prego, ma io non so che gli è successo. Quando era al Celta Vigo giocava in un altro modo, ma mo mi sembra veramente un ectoplasma, ragazzi, dai, c'è Diego al telefono. Poi ci fermiamo. Ciao Raffa, buongiorno. Ciao Raffa, buongiorno. Ciao. Ciao, ciao. Io l'unica cosa che volevo sentire ieri da Gattuso era: chiediamo scusa ai tifosi che ci stanno guardando anche da lontano, perché questa è la prestazione indegna. Andiamo avanti. Indegna non l'avrebbe mai detto. Scusa, i tifosi sono d'accordo con te, ma indegna cosa indegna? Il Napoli ha giocato male. Tre giorni prima avete detto bravo Napoli, ha battuto la Juve. Sai cosa, Raffaele? Sì. Io sono una persona abbastanza equilibrata, però ieri era meglio dire da subito, partire con i giovani, con i ragazzini e dare subito la risposta senza parlare al fatto che stiamo pensando alla partita cruciale e fondamentale di domenica. Quindi partiamo con i ragazzini, prendiamo 5 di gol, prendiamone 6, 7, 8, ma almeno facciamo riposare i giocatori che non ne hanno più. Significava rinunciare completamente all'Europa League con un'imbarcata di gol. Poi mi hai rubato un'altra pensiero sulla Lobotka. Io voglio capire 25 milioni di Lobotka che cosa sono, perché altrimenti io ne valgo 30 e corro di più, No, indubbiamente Lobotka è imbarazzante, io lo dico da tempo, è un calciatore che mi sta veramente meravigliando in negativo, perché io non me lo ricordavo così. Sinceramente, uno che voleva anche Maurizio Sarri, cioè Maurizio Sarri voleva Lobotka, ma non credo che volesse questo. Messaggio è vero. E poi ci fermiamo, dai. Messaggio. Non lo sento. C'è? Non sentiamo. Centrocampo, Amsic, Jorginho, Alan. Centrocampo, Zielinski, Babayoko, Demme. Il problema è questo. Non è De Laurentiis, non è Gattuso, non è Osimhen, non è Insigne. Il problema è centrocampo, Amsic, Jorginho, Alan. Centrocampo, Demme, Gattuso, Fabian, Babayoko. E già. Roberto da Napoli, che stanchezza. Gattuso purtroppo non gioca in realtà. Gattuso non gioca, ma ha ragione Raffaele, perché ragione. Tu ti esprimevi su Lobotka, ma togli Lobotka, quella palla a Osimhen, come hai detto tu, ma chi deve dargliela? Bakayoko? Deve dargliela Demme, che per carità è un giocatore Bakayoko, che io adoro, ma non c'ha quella... No, lo so, dico in generale, no? Anche come limite, forse anche un po' strutturale. Fabian e Zielinski, che sono quelli dei piedi buoni, non stanno vivendo una stagione illuminante. Fabian, io penso che il problema del Napoli sia lì in mezzo. Titolare che ha giocato dopo essere stato affetto dal Covid. Perciò io dico, per me ieri sera è stato l'ultimo episodio di una brutta scena. Da domenica prossima Ghoulam e Koulibaly torneranno. Anche Demme, quindi ci sarà un po' di rotazione, ci sarà qualche motivazione in più. Io sono convinto che giovedì prossimo il Napoli supera il turno. Fermiamoci, dai Andrea, fermiamoci. Amen. Pubblicità, tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo sempre in diretta, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, vi prego di restare nell'ambito dei 40 secondi al massimo, altrimenti non riusciamo a metterli in onda. Sentiamone uno. Raffaele, buongiorno, Mario da Napoli. Ciao, Mario. La mia considerazione è che in questo momento il Napoli deve soltanto guardare al campionato e cercare di sudare per arrivare quarto in classifica, se tutto va male quinto, sesto in classifica. L'Europa League è meglio che ce la scordiamo, è troppo lunga e c'è un dispendio di forze che servono per il campionato, quindi bisogna combattere solo per il campionato. Oggi questa è la situazione e dobbiamo rendercene conto. Un saluto e buon weekend. Io non sono d'accordo sinceramente, perché se il Napoli recupera i calciatori può lottare sui due fronti, perché non dovrebbe.
C'è Antonio al telefono, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaele. Ciao, Io vorrei arrivare un po' alla considerazione, secondo me bisogna ripartire, come hai detto tu prima, da che c'è stato l'infortunio di Mertens. Da quel giorno lì, 16 dicembre. Osimhen, perché non è possibile che alla quarta partita di campionato, dopo aver battuto da davanti in quel modo la Roma e via dicendo, si è avuto questo calo. Io lo ritengo più un calo psicologico, perché mi sembra che non c'è quella a parte infatti i tifosi sono veramente, soprattutto al Diego Armando Maradona, ex Samba, dodicesimo uomo in campo, perché giocatori tipo Osimhen che non hanno avuto la gioia di vedere dei Kurd cantare un giorno all'improvviso i distinti via dicendo. Cioè, quello è tutto un altro, cioè, è come quando hai i complimenti dal vivo, quando vai a vedere un concerto e c'è la standing ovation per il movimento di una canzone, cioè, penso che tutte queste cose che psicologicamente, essendo degli umani, diciamo, lasciamo stare quello che guadagnano, vabbè, lasciamo stare, però dico che anche questo ha influito molto quest'anno, perché non è possibile che noi, da che dovevamo rinnovare il contratto a Gattuso urgentemente per non farcelo scappare, Gattuso non è buono. Osimhen, io dico sempre, vabbè, a parte il tifoso, giustamente, finché ha la facoltà di poter dire la sua, la può dire. Però Osimhen, l'anno scorso, Lozano, di questo periodo, a Roma l'hanno pigliato, ma chi è visto? Non è buono. Osimhen, noi gli abbiamo dato, purtroppo, ecco, sempre gli infortuni di nazionale. In questo do ragione al nostro presidente, quando vai in nazionale tu mi fai un'assicurazione che dell'infortunio te le apava tu, perché non esiste troppo. L'abbiamo subito con Milik, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo riabilitato, poi si è visto come è andato a finire, lo stesso è falso per Osimhen. Poi giustamente il fratello ieri ha voluto dire la sua, se ero io esatto, e gli dicevo, se tu evitavi di fare la stronzata la festa sorpresa, mi fosse Osimhen, o te ne abbiamo recuperato, non per Covid, caro il mio bello. Capisco che anche perché bello, ha detto non è colpa di Victor, lui era a casa, sono stati parenti, esatto, a maggior ragione, tu caro parente, vai a quel paese, caro parente. Un professionista, io essendo un operatore sanitario, nel momento in cui è scattato l'emergenza Covid, mi è stato precluso di far uscire i miei figli per andare con le amiche, abbiamo rispettato tutte che erano quelle che erano le condizioni per evitare i contagi, e poi mi vengo a vedere che uno che con rispetto parlando, io stimo molto Osimhen, perché io giudico il contesto finale, no, durante il lavoro, in poi dice che l'architetto non è buono, che la casa non è finita. Cioè, alla fine bravo Antonio, bravo, hai fatto alla fine noi non dobbiamo fare i giustizieri del web o delle radio, perché soffriamo, chi ha sofferto come abbiamo sofferto noi per la retrocessione, il fallimento, non può capire questi piccoli sofferenti. Bravo Antonio, hai fatto un intervento meraviglioso e ti ringrazio che tu abbia chiamato a noi. Ora però andiamo in Spagna. Abbiamo il telefono con noi per capire anche un po' l'umore di Casa Granada, la gente di Jorge Molina, che farà il 22 aprile, Raffaele, pensa, 39 anni, e nonostante questo è il capocannoniere attuale del Granada. Il suo agente, il signor Domingo Sevillano Hernández, che è al telefono con noi. Signor Hernández, buenos días e gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias, señor Hernández. Vorrei chiedergli se lui si aspettava un Napoli un po' più competitivo, non così arrendevole, e sperava su Napoli más competitivo y no tan dócil. Para nosotros Nápoles es un gran club, un gran equipo con grandes jugadores. Hay que tener en cuenta que Nápoles tuvo sus ocasiones de gol y yo creo que hizo un buen partido. Le faltó terminar las jugadas, que las 4 o 5 que dispuso para poder hacer gol, y no lo hizo. O sea, competitivo, yo vi Nápoles, un Nápoles bien. También es verdad que el Granada estuvo muy acertado con sus dos ocasiones de gol que hizo. Y bueno, para mí Nápoles hizo un partido que solo le faltó el gol. Bueno, déjame traducir. Bello come cambiano le opinioni quando cambia il punto di vista. Dice, per me il Napoli ha fatto una buona partita. Noi consideriamo il Napoli una squadra
forte, con ottimi giocatori, e non gli sembra che la prestazione di ieri sia stata così malvagia, anzi ha visto una squadra che ha creato le sue occasioni e che forse è mancata soltanto nella, nella finalizzazione contro un Granada che invece ha creato poco ma è stato molto cinico e ha sfruttato al meglio le due palle gol, ma questo non cambia la competitività del Napoli dal suo punto di vista. Bene, bene. Dai, io vorrei, vorrei sapere sì un po' com'è il clima all'interno dello spogliatoio del Granada, cioè se si sente con un piede degli ottavi o no, se la vede ancora aperta. Signor Hernandez, si hablaste con Jorge che te contò, e come è il clima nel vestuario del Granada? Sì, il sentimento è de un superamento della ronda di qualificazione muy cerca ora, o che sigue siendo muy complicato perché hai una vuelta in Napoli ovviamente. Bueno, anoche sí tuvimos la oportunidad de hablar del partido, del encuentro, y bueno, ellos son conscientes de que Nápoles es una escuadra muy fuerte, con grandes jugadores, y son conscientes que hay mucho que hacer todavía. O sea, prácticamente no se ha hecho nada, se ha ganado el partido en casa, también la escuadra del Granada tiene grandes jugadores, se hizo un buen partido, un buen encuentro, pero punto, a partir de ahí hay que ir a Nápoles a continuar luchando y trabajando, porque ellos piensan que no se lo van a poner fácil. Ha avuto la possibilità di parlare ieri con Jorge, ovviamente c'era molta soddisfazione nello spogliatoio, ma anche la consapevolezza che non si è fatto nulla, cioè il Granada non ha fatto ancora nulla, ha vinto sì la partita di andata in casa, ha fatto sì una grande prestazione nella gara di ieri, ma punto, finisce qui perché c'è un ritorno da giocare a Napoli e la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Questo non è solo il suo pensiero, ma è quello che insomma gli ha raccontato Molina dall'interno dello spogliatoio del Granada. C'è comunque grande consapevolezza della forza del Napoli e che sarà tosta confermare questo risultato poi anche al Maradona. Ma a questo proposito io credo che proprio il suo assistito Molina poteva chiudere il discorso qualificazione, perché ha avuto l'occasione per segnare il 3-0. Non so, lui pensa che questo risultato tenga ancora in corsa il Napoli per gli ottavi della Europa League? Molina potrebbe aver serrato la discussione sobre la classificazione, però falló su tercer gol per il Granada. Crees che il Napoli sarà differente in la vuelta? Sì. Por supuesto que Nápoles va a ser diferente. Todos sabemos el fútbol que despliega Nápoles en su estadio, y bueno, lo comentábamos anoche que este partido de hoy ha sido muy importante, el resultado, 2 goles de ventaja, eso te da una garantía, pero todos somos conscientes que va a ser muy difícil. Los jugadores y el cuerpo técnico de Granada saben que tienen que luchar hasta el último segundo del partido, porque saben que la escuadra de Nápoles es muy muy fuerte. Era un poco enfadado por la ocasión que tuvo ayer Molina. Sí, Molina hace su juego, es un futbolista diferente, es un 9 diferente, que además abre mucho juego, como lo podríais haber visto ustedes anoche. No solo tiene remate, sino que además el claro. Futbolista también hace que los demás jugadores jueguen. Él hizo su partido, lo que el entrenador le pidió es lo que él hace, y al final pues sí es verdad que tuvo 2 ocasiones, una de ellas más clara, pero hizo su partido, y al final lo importante es que Granada tiene 2 goles de ventaja, que no quiere decir claro. Mucho, pero sí que es muy importante para ir a Nápoles, porque sabemos que Nápoles va a luchar hasta el último segundo con sus grandísimos jugadores que tiene. Claro. Traduciamo tutto, diceva sulla prima parte della domanda che sicuramente si aspetta un Napoli diverso nella partita di ritorno. I 2 gol di vantaggio danno sì una piccola garanzia al Granada, ma sono coscienti lì che ci sarà da lottare fino all'ultimo minuto. Poi sul suo assistito e le occasioni che ha avuto dice: è vero, era un po' arrabbiato, dispiaciuto per le occasioni fallite, ma la verità è che lui per caratteristiche è un attaccante che lavora tanto per la squadra, fa segnare gli altri, crea gioco per gli altri. Ieri ha fatto una gran partita
partita da questo punto di vista. Non è la sua specialità essere un goleador, certo ha avuto le sue occasioni, è una più chiara dell'altra, però è un po' rammaricato per questo, ma insomma soddisfatto della prestazione in generale del suo assistito. Sì, per salutarlo diciamo che Molina è un po' come Ibrahimovic al Milan. Molina come Ibra al Milan, tanto per sua edad come per goles che marca per il Granada. Más se hace viejo, más se hace fuerte. Bueno, aquí en España todo el mundo considera a Molina que es un futbolista que tiene todavía mucho recorrido. Sí. De hecho, ahora en enero hubo ofertas por él para ofrecerle 2 años para marcharse al extranjero, fuera de la comunidad europea, sin contar la edad. Nosotros tanto como el Granada, porque el Granada también pensó así la temporada pasada cuando lo incorporó, no miran el carnet de identidad, no miran la edad que tiene, miran el rendimiento que tiene y el rendimiento que puede dar. Y creo que el éxito del Granada, pues bueno, además de que tiene un grandísimo entrenador, también el éxito es de su dirección deportiva, que supo incorporar jugadores importantes durante este verano, durante el mes de junio y julio, y ese es el éxito del Granada, que no mira la edad, su dirección deportiva y su entrenador, sino miran su rendimiento, sí, y su personalidad, y creo que ese es el éxito de los jugadores, sí, y el éxito también de Molina. Beh, Molina aveva avuto un'offerta da fuori la comunità europea, quindi per andare a giocare, per andare a svernare altrove e guadagnare un bel po' di soldi, ma il Granada l'ha trattenuto perché non guarda la carta d'identità, guarda il rendimento, e lui continua ad averne. Poi una serie di complimenti all'allenatore e alla direzione tecnica che hanno permesso questo miracolo, perché tale trattasi, no Raffaele, ricordiamo che il Granada gioca per la prima volta nella sua storia in Europa League. In Europa League, è vero. Salutiamo dai il signor Hernandez e ringraziamo. Signor Hernandez, muchas gracias y nos vamos a hablar otra vez para el partido de vuelta. Un abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias, signore Hernandez. Corriamo rapidamente alla gente di Jorge Molina. Vai, pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Andiamo, Andrea, a chiudere rapidamente con un po' di messaggi, un po' di telefonate. Direi di sì. Subito a 081 636 363, qui che vi attendiamo al telefono, e poi WhatsApp al 339 666 9990. Bene, e allora sentiamo prima un messaggio vocale e poi andiamo a sentire qualche telefonata. Vediamo un po' quale messaggio arriva, eccolo qua. Raffaele, sono Giuseppe. Raffaele, io punto su Osimhen come ho puntato su Lozano, però una cosa voglio dire: se noi siamo stati dal quarto e quinto posto, dobbiamo ringraziare a quelli che abbiamo adesso in rosa, senza Osimhen, per la partita con la nazionale. Beh. E per la festa fatta con gli amici là, con la famiglia. Quindi se oggi Napoli non gioca per lui o come vuole lui, è che manca di 9 titolari, qualcuno glielo deve dire. Perciò secondo me è meglio stare zitto, se le cose non vanno bene, e poi lui parla così, quando le cose andranno bene, che dobbiamo fare? Gli dobbiamo dare 10 milioni di euro al giorno? Ha ragione, comunque ha ragione questo amico, cioè noi abbiamo fatto pur senza di te, ora però per favore abbi il buon gusto di rimetterti in forma, di aspettare e di dire grazie a quelli che hanno giocato al posto tuo. Sì, deve fare un paio di gol, dai, fa un paio di gol e cambia tutto il clima attorno a lui. Andrea al telefono, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Raffaele. Ciao, buongiorno. Guardate, io sono un po' perplesso, io sono tra quelli che non ha mai, diciamo, criticato né l'allenatore né i giocatori. Aspetto sempre, diciamo, fine anno, perché alla fine i conti si fanno a maggio. Però c'è qualcosa che non va, non riesco a capire, volevo fare questa domanda a voi in realtà, non riesco a capire com'è possibile che ogni partita, una partita sì, una partita no, cadiamo in un abisso incredibile, come se i giocatori non sono loro, sono irriconoscibili. Quali? Mancano 10, capite? Mancano 10 giocatori. Lo so, però... No, e se lo sai, ti sei già dato la risposta, se lo sai. Allora... Voglio leggere questo messaggio di un amico che non si firma, che è molto lucido. Scrive: è un'annata? No, ma tutte le squadre giocano ogni 3 giorni. Noi siamo stati più sfortunati sugli infortuni, questa è la differenza. Tu puoi anche giocare ogni 3 giorni come fanno le altre, ma se te ne mancano 10 non puoi fare la rotazione, devono giocare sempre gli stessi.
e ogni tre giorni non hanno più la lucidità. È chiaro che se giochi contro la Juve, pure se sei stanco, comunque l'adrenalina ti porta a rendere al top. Se non giochi contro la Juve e non sei un fuoriclasse, si abbassa la carica agonistica. Amici, mi sembra una cosa molto molto naturale. Quindi perciò dico, aspettiamo di giudicare il Napoli con l'organico al completo. Messaggio vocale. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno. Raffaele, è semplice, è elementare. L'unico problema è la stanchezza. Ciao, Enzo da Napoli. Fisica e mentale. C'è Carlo al telefono. Buongiorno Carlo. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ciao. Andrea, io penso una cosa, analizzo la cosa un poco più nella realtà del sì. problema. Io penso che il problema è il presidente, non è la stanchezza, perché se tu c'hai una squadra precaria con gli infortuni, Covid e tutto, e a gennaio non intervieni sul mercato. Il Milan, il primo in classifica, ha fatto 5 acquisti a gennaio, 5, no 1. Tu addirittura ti togli a Marquì e a Llorente, cioè agli effetti io penso che Gattuso doveva dare le dimissioni, perché il presidente nostro non è buono, perché Gattuso per me sta facendo bene, perché questa Atalanta stellare sta sotto di noi in classifica, questa Real Madrid che teniamo in Italia, che l'Atalanta diventa, è una provinciale, rimane tale l'Atalanta, stanno giocando bene perché stanno in forma, ma non è niente di chi, sta sotto a noi, pensano come classifica, sì. se mi ricordo bene. Ah, allora Gattuso sta facendo bene per me, l'unica cosa che devo fare dal mio punto di vista, se devo dare le dimissioni perché tengo un presidente che non è buono. Cioè non serve il presidente nostro, che se tu ambisci al quarto posto che incassi 40 milioni di euro, devi comprare a qualcuno. Non so, se sto sbagliando mi correggete. Un bacione FM Porta Napoli. Ciao Carlo, buona giornata a te, sentiamo un altro messaggio. Salve, buongiorno. Buongiorno. A me viene da ridere quando si parla di stanchezza. La stanchezza di cosa? Di giocare ogni tre giorni? Ok, lo fanno tutte. Ma ditemi una cosa, la stanchezza anche dopo 5 minuti che è iniziata la partita, anche dopo 10 minuti, la stanchezza può arrivare magari dopo un tempo, ma non è mai entrata in campo in Napoli, mai, mai, mai. Motivazioni, quelle sui mancano, le motivazioni e la voglia. Ma non è quello, quello è quello, ho detto prima, se giochi contro la Juve, rendi al top, non è che giochi al top, fenomeni del web che non capite un cavolo. Rendi al top significa che tu alla Juve non gli permetti di segnare. Bravi o no? Siete bravi pure voi o no? Se alla Juve permetti di non segnare e vinci la partita con l'unico tiro in porta, io faccio gli applausi al Napoli. Invece ci sono quelli che vorrebbero vedere il Barcellona di Guardiola con Iniesta, Xavi, Messi. Oh ragazzi, bassi, bassi, fly down. Se no, veramente questa stagione finirà male. Dobbiamo capire che il Napoli ha bisogno di riprendersi tutto l'organico. Ne mancano 10. Quando ci saranno almeno 5 di questi 10, due dei quali attaccanti, allora si potrà ragionare diversamente. Facciamo una cosa, rapidamente due messaggi e salutiamo. Sei d'accordo, Andrea? Vai. Falco? D'accordissimo. Allora sentiamo il primo. L'apriamo così, sempre random, quindi non sappiamo che cosa c'è dentro. Scusatemi, ma non è anche l'allenatore che non ci sono motivazioni. È colpa di tutti. Ieri c'erano in campo Osimhen, Insigne, Politano, Fabian Ruiz, Zielinski. Abbiamo fatto un tiro in porta all'87esimo. E le ultime 3-4 partite in Napoli ha fatto due tiri in porta. Dai, non possiamo sempre dire che Gattuso è perfetto e non sbaglia mai niente. L'abbiamo detto, Andrea, ricordami se l'abbiamo detto? L'abbiamo detto? No, io prima ho sottolineato anche che ieri sembrava una squadra disorganizzata, in realtà, nelle intenzioni, quindi è implicita anche un attimo di, non di critica, però di sì, ma anche domande, critica, perplessità, ecco, sulla la gestione. È giusta. Sentiamo l'ultimo messaggio, sempre aperti random, quindi ci può stare dentro qualsiasi cosa. Fele, scusami, ma Napoli non ha fatto un tiro in porta con la Juve, ma come fai a dire queste cose? Io non riesco a capire, il Napoli non ha fatto un tiro in porta, se non era per quell'intervento scellerato di Chiellini, lo Napoli non segnava nemmeno se giocava una settimana intera. Ma ha vinto o no? Cioè io dico, io contro la Juve, che è la squadra potenzialmente più forte d'Europa, no, come organico, chi ha vinto? Ha vinto il Napoli. E perché ha vinto? Perché ha giocato come ieri? No, perché ha giocato con una concentrazione e intensità diverse. Tutto qua. Salutiamo.
salutiamo perché siamo giunti in chiusura. Nel frattempo non abbiamo speso una parola su Atalanta-Napoli, ma ne spenderemo molte lunedì, infatti, sperando che siano parole positive, caro Raffaele Auriemma. Io ti ringrazio, come ringrazio Mario Palligiano alla parte tecnica, tutta la redazione e ovviamente il capo ufficio stampa Paola di Genova. Ciao Raff. Ciao, ciao Andrea. Ovviamente adesso un'altra ora di grande calcio che oltre alle considerazioni sulla partita di ieri, ovviamente ci si soffermerà ancora di più su Atalanta-Napoli, una partita che secondo me il Napoli giocherà decisamente meglio rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera. Vi ringrazio, vi saluto, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì alle 12, ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.